Uomini e donne, botta e risposta tra Selvaggia Roma e Nicola Panico. Continua la diatriba tra Selvaggia Roma e Nicola Panico sul trono di Uomini e Donne, il botta e risposta sui social. Ieri sul web è rimbalzata da un social ad un altro una foto di Nicola Panico, scattata dallo stesso nei camerini di Uomini e Donne. A condividerla su Instagram è stato proprio lui, l'ex fidanzato della tronista Sara Affifella, consapevole probabilmente del rumore che la cosa avrebbe fatto. Una delle conclusioni a cui gli utenti sono immediatamente arrivati, è stata comunque poi smentita dallo stesso Nicola. Una volta vista quell'immagine, infatti, molti hanno pensato ad un possibile ritorno dell'ex di Affifella a Uomini e Donne, pronto a scendere le scale per Sara. Tra quelle convinte di questo c'era anche Selvaggia Roma che, da tempo ormai, continua a muovere diverse accuse nei confronti della coppia. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, dopo aver saputo della partecipazione di Sara a Uomini e Donne come tronista, non ha certo usato mezzi termini per dire la sua. Secondo Selvaggia i due, insieme fino a poco tempo fa, sarebbero ancora innamorati. Il ruolo della Affifella dentro la trasmissione di Maria De Filippi, dunque, sarebbe solo uno, aspettare che Nicola scenda le scale per provare a riconquistarla. Una posizione questa sostenuta a spada tratta da Selvaggia che, dopo aver visto ieri la foto di Nicola, si è definita su Instagram una maga. Peccato però che la foto in questione, pubblicata sul profilo di Nicola, sia stata scattata da lui a luglio, e non adesso. Panico ha chiarito tutto e poi, su in una stories su Instagram, ha anche preso in giro l'ex di Francesco Chiofalo per la figura fatta. La ragazza, tuttavia, continua a non cambiare idea. Selvaggia Roma vs Nicola Panico, da che parte sta il web? Stamattina Selvaggia Roma ha voluto ribadire il suo pensiero, infatti, anche in riferimento a quello che è successo ieri, la stessa ha affermato, foto vecchia o fono nuova tanto da quelle strade ci farai la capriola. Gli utenti di Instagram, anche loro, sembrano non aver gradito molto la trovata di Nicola. Una mossa fatta, secondo molti, appositamente per spingere le persone a far parlare di lui.